Benvenuti al campo sportivo Il Noce di Noceto, io sono Filippo Sesenna della Giovane Italia, questa è Parma Spezia, quinta giornata del campionato Under 16 Girone A. I padroni di casa, grazie anche ad un'ottima media realizzativa, sono alla ricerca della quinta vittoria in 5 partite. Gli ospiti invece vogliono bissare il 2-0 con il Pisa e andare a bussare alle prime della classe. Passiamo alle formazioni con Simone Fusaro che schiera un 4-3-3 con un solo cambio rispetto all'ultima partita. Giardino prende il posto di Mosca in porta, confermato Andrea Mutola davanti, autore di 2 gol negli ultimi 2 match disputati. Riccardo Corallo, dopo il turno di riposo, vista la disparità delle squadre, risponde con un 4-3-1-2 con Ricci, capitano con la maglia numero 8 del Sante. In tre quarti supporta Cassano e Rosati. D'Amico va in verticale a cercare Maglione, buono il controllo e buono anche il traversone, dentro per Muto che col destro batte Marchetto e fa 1-0 dopo appena 2 minuti e mezzo. Muto viene a prendersi il lavoro in mezzo al campo, Ricci, Antonelli ha una buona gamba, serve ancora Muto, una sorta di 1-2 con Maglione, vince il rimpallo, Muto calcia, tiro debole e centrale. D'Amico rientra, allarga per Fiorasi che va in profondità da Muto. D'Amico, Maglione fa la sponda per Bellofiore che poi smista. Buono il controllo da parte di Tagliente che importa. Tagliente con il destro trova la seconda marcatura dell'incontro, 2-0. Sempre i padroni di casa in possesso con Muto, Bellofiore, Tagliente, occhio alla sovrapposizione di Antonelli, Tagliente preferisce andare da Maglione che si gira e tira, buona la risposta da parte dell'estremo difensore Spezzino. Rimessa con le mani per gli ospiti, si va da Ricci che perde un pallone che potrebbe risultare sanguinoso. Maglione scarica per Tagliente che è velocissimo, allarga a sua volta per D'Amico, la sua conclusione è vincente, segna anche il 10, 3-0 Parma. Tagliente vede il taglio di D'Amico che dimostra di avere grande resistenza e ottima capacità negli inserimenti. Eccellente anche il servizio per Parafioriti che con il sinistro segna la rete del 4-0. Calcio di punizione affidato a Vannucci, vedremo se sceglierà di scodellare il pallone dentro, preferisce il tocco corto per Ricci che colpisce la traversa, poi colpo di testa alto. Lampo Spezzino. I bianconeri prendono coraggio, Del Sante, Fondi, che ha una brillante idea andando in verticale a cercare Sartori, che torna dentro per Del Sante, che viene steso, l'arbitro non ha dubbi, calcio di rigore, favore dello Spezia. Sul punto di battuta c'è Stimolo, contro Giardino. Stimolo col destro, spiazzato Giardino, 4-1. Rimessa laterale affidata a Venturi, Climi per Pellegrini che cambia il gioco dalle parti di Del Sante che se la mette sul sinistro, crossa dentro per Climi che controlla e batte Giardino, occhio perché ora lo Spezia ci crede. Sempre dall'out di sinistra, ancora Venturi, ancora alla ricerca di Climi, poi si lotta in mezzo al campo, ad uscire vincitore è Sartori che salta al primo uomo, tira da distanza, siderale, non basta, la mano del numero 1 giallo-blu è 4-3, una partita incredibile. Calcio
Calcio piazzato a favore degli ospiti che hanno la consapevolezza di poter pareggiare l'incontro. Arriva il traversone dentro! Fondi non ci arriva e Climi non trova lo specchio. Altra rimessa, battuta lunga, a cercare Fondi. Ma finisce così, il Parma dopo attimi di paura vince una partita incredibile per 4-3. Esce a testa altissima lo Spezia.